premio internazionale di Faro per la sezione Calabria, quindi l'azienda Faro alla Ranieri International. Qui si è realizzata davvero una condizione positiva. In tempi di crisi loro sono riusciti non solo a fare un ottimo passaggio generazionale, ma anche a internazionalizzare. Pietro, era pensabile quando hai creato questa azienda? Abbiamo visto da un negozio di moto, di motorini? Un'officina di moto. Ecco, come si fa a passare dal motorino a questi gioielli? Era l'unica possibilità per stare sempre nei motori e creare qualcosa di buono. Vedete, la passione ti frega sempre. E invece i figli, quando sono arrivati, hanno capito subito che questa era la strada giusta, in maniera convinta? Sì, sì, noi da sempre abbiamo lavorato in azienda, anche quando andavamo a scuola. Gli spazi, diciamo, nei ritagli di tempo durante le vacanze estive, abbiamo sempre lavorato attivamente in azienda, per cui quella comunque è stata poi una prosecuzione naturale. Siete bravi davvero, un applauso per questa azienda che sta guardando ai mercati esteri con fiducia, a dimostrazione che davvero le crisi sono poi una grande opportunità. Presidente della Camera di Commercio va a leggere la motivazione, vediamola, eccola qui, la mettiamo qui vicino. Alla Ranieri International per la capacità di internazionalizzazione del prodotto nel rispetto della tradizione e dell'alta qualità, protagonista di una sfida che fa leva sulla innovazione per vincere sul mercato globale. Una dimostrazione illuminante di come anche in Calabria è possibile fare impresa divenendo faro per un comparto strategico. Bene, allora distribuiamoli questi premi. Intanto il quadro realizzato da GB Spadafora, quest'altra pergamena che sarà conservata credo in studio, e poi questo riconoscimento adesso poi ad ognuno di voi. Io volevo solo far notare, insomma, tanti giovani, presidente, sì, abbiamo un presidente giovane, ma anche tanti altri giovani alla guida di postazioni politiche, non solo. Gianluca Callipo al turismo, Nuccio Caffo è il nuovo presidente dei giovani industriali. Ecco, non basta essere giovani, ma qualche volta davvero aiuta. Grazie.